Salve cari amici, bentornati sul canale, benvenuti a questo nuovo video. Giornata uggiosa, ma noi siamo qui rintanati nella baracchetta qua di Paolo, eh? Siamo qui da Paolo in questo che è uggiosa. No, piove, vai a vedere fuori, piove. Comunque siamo qui a vedere due orologi oggi, insieme all'amico Paolo e Margot e Geremia e Giacomina lì fuori, eh? Che ora le ha comprato anche il nido, così figlieranno e qui si prolificheranno gli i volatili, eh? Dai, giriamo la telecamera e vediamo che succede oggi. Hello, ora pulisco. Ciao. Gli occhiali alla mughinie. Alla mughinie? Ci hanno già detto anche nei commenti che c'è gli occhiali come mughinie, è vero? Sì, però lui c'ha quelli da ricco, io quelli... Si allora, piange quelli, sempre, questi qui sono da mughini, guarda, te vedi? Sì, allora, anche quelli blu, anche quelli blu. Questi sono, alla bellina. Eh sì. Ecco Margo, ero qui a nannina. Oh, no. Ciao Margo. Diglielo. Dove eri rintanata? Ero qui a nannina, sulla copertina piccina. Certo. Io sono una bimbina piccina. Allora tutto, che mi dici? Siamo qua con la lingua di Margo, che sono andata a fare il solarium. Si vede che sono più neri? Sì, sei abbronzato. Sei abbronzato. Faccio il solarium, certo. Aspetta. Cosa buona e giusta. Certo. Tanto dicono, fa male alla pelle, vabbè, fa male fumare, tanto fa cosa male. Diciamo lì. Te, guarda, per esempio, te, quanto ci avrai ancora? Ma poco. Sì, forse quattro. Lasciami qualche orologio, buono, sì, qui riparazione, certo, almeno quando muori, dico, non c'è nulla. Faccio così. Se no, non mi rimane niente. Ci penso. No, nel senso, mi dispiace, però... Io invece sono preoccupato, perché quando schiatti te, per tutta questa roba lì che ce la scrive sulla lapide, è l'unica cosa vera. Guardatela voi, no? Questa è tutta la sua... Le sue onorificenze, no? Queste vanno tutti messi. Soldi spesi. Soldi spesi. Avvocato, note, master. No, ma è la verità. Te fai il furbo, ma quelli sono veri, eh? Non so che sono veri, sono un truffatore. Almeno quelli sono veri, diglielo Margo. Comunque, oggi si parla di quello dove te sei più deficitario. Sarebbe? Uccelli. Ah, meno male. Già c'è da fare col mio. Già, lì, capito? Allora, quella lì è la gabbietta. Oggi ho investito 13 euro per la gabbietta. Te lo sai che ora questi ti fanno una baraccata di... No, t'ho detto che non si sa se... Ma ammetti che sia? Prolificano. Poi e dopo dove li metti? Le regalo. Ah, le regali. Però è ganza, no? Ci si fa certo, le fermate, certo, è bellino. È bello. 12 euro. Potevi fare anche da te con la manualità che c'hai. Sì, ora ci manca anche di fare. E Paolo usa bene anche il traforo, una volta, ma lo usa bene. 12 euro, quanto costa? 12 euro. 12 euro, costa neanche costo quelle danno. È bellina. È bellina. Ora, oggi... Dopo si monta, eh? Si parla di pappagalli. No, non si parla. Parliamo dell'orologio, eh? Però è bello. 12 euro. Avevamo promesso che c'era l'orologio che l'avessi sistemato e poi l'avremmo fatto rivedere quando era pronto. È sistemato, è nato. È tornato? Tornato. Fammi vedere. Tornato. L'Omega. È venuto bellino. Vediamo. Tutto, guarda. Eccoci qua con questo bel Omega che avete visto, il Constellation. Revisionato. Che avete visto l'altra volta col vetro nuovo. Rilucidato. Una lucidatina normale, leggera, perché insomma se no si rovina. Revisionato, eccolo qui, guardate che bello, quadrante grigio, No, con qualche difettuccio. Ragazzo, è un orologio che ha qualche anno, degli anni 70, bello, però nel complesso, colonna originale. Tutto originale, ecco, tutto quello originale. Che è il ganzo, che è tutto originale. Cioè, bello, però. Tutto. Il vetro, io ci ho rimesso un vetro, allora, questo era il vetro che c'era prima, a parte un cambio, non è che qui era marcato nel nulla, sicché... No, vabbè, era rovina, però era graffiato, insomma. Sì. Però è quello lì, insomma, quello. Vabbè. Vetro, è venuto bello. È venuto bello. Dai, via. Tutto sommato. È venuto bene. Al polso ha sempre è venuto non, non è male, so. Aspetta, l'acqua. È venuto proprio un bello orologino, sì. Quando vedete, tiro lì. Sì. Vero? Sì. Bene. Poi qui ci piace. Ci ha portato queste caramelle pulciose. Sì, quelle lì alla cipolla sono sì. Buone. Sembra tanto. Ma l'ha cambiato, tanto c'è un negozio accanto, lì non ti piacciono. No. Non è mai contento. Ma no, quando le fai belle sì. Il Pandoro, ricordati che è il Pandoro, numero uno al mondo che mi hai portato. Ora si tirerà la colomba, dai, con il momento. Quello lì rimane sempre nel pallone. Vedi che non è che le dico. A quei ragazzi lì. Quando fai le cagate te le dico. Gliel'ho no, detto. Quando fai le cagate secondo il mio punto di vista. Gliel'ho detto a quei ragazzi lì che hanno apprezzato. Quello lì non vedo l'ora. Quindi questo qui dopo diremo eventuali prezzi di vendita, eccetera. Poi ce n'è un altro.
praticamente. Dai, vieni. Margot, diglielo. Bim, bim. Praticamente. Avanti. Allora, secondo me, allora io ho notato. È brutto bere in diretta? No. Bisogna dissetarsi, idratarsi. Ieri ho fatto spinning e mi ha truncato. È più piano. Allora, ho notato che c'è una che ultimamente, ora metto il sito originale, va bene, fa degli orologi che secondo me... Ma chi? Ora te lo dico. E Kufu, si parla di Kufu. Un orologio che è una giacenza di magazzino. Quindi approfittiamo per parlare anche del marchio e del nuovo del marchio. Bravo, molto giacenza. Molto giacenza. Fammelo vedere, vai giù. Allora, secondo me un'azienda che è migliorata tanto nel design è la Longines. Concordo. Questo non è una anche buona... se è andata come tutte a ripescare nel vecchio. Quando te concordi con me è già è andata a ripescare nel vecchio anche loro. Però a prescindere che è andata a ripescare nel vecchio, fa dei belli orologi. Sì. Cioè, veramente non Non si discute. Vai poi vedere questo qui. Aspetta, ora ti faccio vedere questo. Orologi da uomo, cioè. Orologi uomo. Allora, però cioè, da di un'altra cosa, anche la Longines, che poi penso, vedo che i prezzi sono nettamente aumentati. Cioè, prima di tutta questa nuova modelleria, erano tutti orologini 1500, 1800. Guarda, facciamo un esempio del Glitagro Conquest, no? Quello che c'avevo anch'io. Era un orologio che... 3350. No, il Conquest costa 2000 di listino. Ora c'è la ghiera ceramica, c'è il movimento diverso, insomma, è tutta un'altra cosa. Allora, al quarzo 1700. Caspita, l'Hydro Conquest al quarzo, 1700. Quello con l'L888 quanto costa? Costa 2000. Quarzo 1700, qui tutti i GMT, automatico, sì, 2000. Ma insomma, 2000. Costava meno di 1000 euro quando è uscito anni fa. Come aumenti un po', complicazioni, cronometro, compagnia, l'acciaio, insomma, non è che te lo regalano, eh? No. Però bisogna anche dire che insomma, la qualità di Longines è anche migliorata. Ma poi hanno dei design veramente accattivanti. Sul 2000 euro... A me non mi piace lo Zulu Time, quello non mi piace. Però, caspita, dai, non... Secondo me hanno fatto un bel lavoro. Longines, grande marchio, Grande marchio Longines, ce ne dice nulla. Cioè, cronografi, guardiamo cronografi al quarzo. E i meccanici, no, sbagliamo. Cioè, un cronografo, come dici te? Il Big Guy è bello, guarda un po' il Big Longines Guy. Longines Conquest Spirit. Ma qui, caro mio, Longines Spirit. Il Conquest 4.2. Cioè, un cronografo Longines. Sembra il più bassino che è, mi sembra... 3.000 Ma siamo lì, 3.000 rotti euro, cioè non è siamo che... siamo lì, ci vuole piccioli per comprare l'orologio, però ragazzi. Secondo me hanno fatto una bella modelleria, fatto del bello. Ora, tra un cronografo, è vero che è uno sportivo un po' differente, tra un cronografo Longines questo qui e quegli Hamilton famosi, secondo me l'Hamilton è più bello. Allora, esteticamente forse dipende che cosa. Il Panda, io parlo del Panda. È bello. Secondo me rende più al polso. Però se vai a vedere il Big Guy della Longines, quello col subcontatore grosso. Sì, ma quanto costa? Costicchia. Costa di più dell'Hamilton. Cioè, l'Hamilton costa 2-3, Sì. E poi anche a carica manuale, insomma. È un bello orologio. Che movimento monteranno questi qui, però penso siano tutti di derivazioni. Belli, però è un'azienda che... E io avevo L'hanno riposizionata verso l'alto, sicuramente, no? Sono entrati tra l'Hamilton... Anche per dire l'Ultra, che è poco bello, della Longines, secondo me. Sì, però sono entrati, che hanno fatto furbi, sono entrati tra l'Hamilton e l'Omega. E poi c'hanno anche questa loro, C'hanno anche Mido, Mido, sì. Perché su quella fascia di posizione lì c'è anche la Bommessé, che non ha fatto dei brutti modelli, però
C'hanno per esempio Lupo, c'è anche Certina che non lo importa in Italia, sì, è un peccato. In Italia magari sembra un po' più, però è una bella modelleria. Però vanno anche capiti, perché se mettono anche Certina in Italia, gli va a contrasto poi con Mido, gli va a contrasto un po' con Hamilton, quindi ci vanno leggeri, no? Magari Certina le vendereste in Italia, secondo me, perché tanti dicono come mai in Italia non ha importato, tocca comprare l'importazione, dove è l'orologio. Insomma, te c'è quel, allora, fondello di magazzino lì. Quel fondino di magazzino. Chi è che disturba la mia vita? Aspetta. Allora, dicevamo. Cerchiamolo. Eccolo qui. Guardate che bellino questo orologino qui. Fondo di magazzino, questo Longines, con lunetta in oro. Almeno. Sì. Almeno, credo. Sì. Guardate che bello. Longines fa dei fondelli che sono bellissimi, secondo me. Eccolo qui. Diametro cassa, abbiamo detto, 30? 6, 5? Sì. Un orologio piccolino, però è bellino. Me l'ho pulito. Va revisionato. Va rilucidato volendo. Vabbè, questo comunque, se c'è qualche graffietto è perché è stato spostato in negozio, sì, ma sì, perché l'orologio mai indossato. Andiamo un po'. Piccolino, però è bellino. Guardavo se c'era. Andiamo un po'. Immaginiamo. Bellino, dai. Ebay usato, lo vendevano a 800 euro. Corona? Sì, Corona a vite, ragazzi. Corona. Quindi anche una buona impermeabilità, sì, sì. Questo qui, perché con la corona a vite almeno 100 metri sarà di sicuro. Vediamo un po' che dice, c'è scritto. Guarda lì. Non dice niente, però sicuramente fondello a vite, corona a vite è minimo 100 metri, quindi guardiamo tipo un day just. No, secondo me questo qui starebbe bene anche braccialato, ci fosse braccialato sarebbe bene. Listino quant'era qui? C'è listino? No, non c'è più listino. Sì, c'è listino qui. Dove? Sì. Ah sì, lì. Costava? Ava 1050 euro, come si dice. Comunque viene venduto intorno ai 700-800 euro. Sì. Te dici che è il prezzo? Vabbè, più o meno. Sì, vabbè, secondo me è un orologio da 600 euro. Sì, le tiene. Le tiene? Secondo me sì. Guardiamo un attimo. Nuovo. Katawiki che faceva. Comunque, ma te non ti garba Katawiki? No, non ci sono tanto avvezzo andare su Katawiki. Katawiki l'aveva 18 settimane fa, l'aveva stimato tra 650 e 780. L'esperto. Tiene? No, anche perché... Bene. Poi c'è il cinturino originale, la fibbia, tutto. Ah, giusto, facciamo vedere anche la fibbia. Sì, no, quello è tutto originale. Fibbia originale. Mi sembra originale. Fa un po' vedere? Sì, sì. È un po'... Sì, non gira. No, è bellino, dai. Cinturino originale. Tutto originale. Bellino, dai. Pronto per essere sacrificato. Pronto per essere sacrificato. Vittima sacrificata. Vittima sacrificale. Quindi? Quindi... Via, diciamo due prezzi, dai. 650, va. E quell'altro? Poco trattabile. Quell'altro? L'Omega? Quell'altro? Vai. No, vai te, è tuo. No, dillo, sì, lo so anch'io. Vai, dillo te. Allora, te in giro ne hai visti? Non ho neanche cercato tanto, ma insomma, fatti così ne ho visti pochi, forse uno. Poi, che è a 1007, che secondo me è tanto. Come prezzo? Sì. È tanto. Facciamolo rivedere, secondo me è tanto. Quindi questo revisionato, vetro nuovo, lucidatura leggerina. Vetro di fornitura, Vetro di fornitura. A parte io mi sono informato, l'unica differenza che c'era tra il vetro originale e quello lì è che dice che il vetro originale aveva un trattamento antiriflesso. E questo non ce l'ha? Questo è un vetro normale. È un vetro di fornitura. Via, te la dico io quanto è il suo prezzo, non è? Quanto? 1.300. Sì. Poco trattabile. 1.300, secondo me 1.300 è giusto. No, 1.300, che poi è anche giusto dire un po' trattabile, perché un discorso è che se uno viene a soldi... Certo, se uno c'ha una permuta... Perché anche lì c'è il solito discorso, cambia. No? La gente vorrebbe permutare, ti vorrebbe dare un orologio che magari non vende, mettiamo 500 euro, ma se te l'hai già messo in vendita a 500 e euro... l'hai venduto. E io ti metto il mio di partenza 1.300, segui il ragionamento... I buon temponi penserebbero che io sono totalmente scemo e ho preso la laurea in economia e l'ho buttata via. Ora,
se te mi lo metti in vendita il tuo a 500 e io metto in vendita il mio a 1300, quale sarebbe secondo te la differenza giusta? Guarda, voglio essere buono, almeno 800 euro. Ma minimo minimo 100 euro, allora, no, ma non hai capito, perché io non tratto questo, cioè se te mi dai un orologio che non tratti un centesimo il prezzo, e io lo devo prendere indietro, no, vorrebbero fare così, vorrebbero trattare su questo, io scemo, è il solito discorso con le macchine, no? Dici quanto costa di listino X e lo sconto sì, però ce lo devi stare indietro, no, allora il prezzo con lo scontato significa a soldi senza nulla indietro. Se mi dai un oggetto indietro che io mi devo prendere in carico e non so quando lo venderò, il prezzo va. Sì, però loro che vorrebbero fare, a volte ti fanno delle proposte che sì, dai proprio da idioti, no? Perché poi nella vita basta di qua, cioè è anche offensivo, no? Io vendo questa a 1300 non trattabili, te vendi il tuo su inserzione a 500, allora io ti devo trattare il mio e te non devi trattare il tuo che non vendi. Allora uno cioè, vuol dire che mi hai preso per scemo, no? Cioè, tira l'acqua al suo mulino. Ma vabbè, ma lì è palese, se te non tratti il tuo, cioè oltretutto ti devo prendere indietro una zavorra. Che un tratta al suo non lo puoi sapere se lo tratta o no. No, se mi dice ti do. Poi è bello che direbbero no, 1200-500 il mio. Sì, poi lì. Vabbè, poi beh, meglio se uno non dà niente. No, ma quello non è vero, dipende che dà. Però cioè, perché dipende che dà. Sì, vabbè, cioè. Se ti dà un orologio, per esempio, un Longines, uno Zenith, lasciamo perdere gli Omega, che ormai gli Omega sono fuori quotazione, a carica manuale, sono orologi che le rivendi sempre. Sì, certo. Cioè, se ti dà un 30L, un 1268Z, un 106, un 126, insomma, roba commerciale, più o meno uomo-donna, ora donna-donna no, ma insomma, sì, sì. Che va bene, le rivendi sempre, sono orologini vendibili, sì, 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 anche sì. Se te ne dà tre, cioè non sto dicendo che non le devi prendere, però se io devo vendere un orologio e prendermi in carico quegli altri a già prezzo finito, io devo ammattire tre volte a vendere anche quegli altri. Con me sfondi una porta aperta, perché io quando sono al mercatino, sai, è un continuo proporre orologi, quindi... Ma questo però te lo dissi, un po' è ritirare, certo. Quando ritiri... cioè non puoi vendere al prezzo pieno, perché poi se c'è una sostanziale differenza tra comprare da un collezionista che lo fa perché magari gli ha buttato un orologio, lo vuole scambiare con altro, cioè non ci deve lucrare perché chiaramente non lo fa per lucrarci, e chi invece, come per dire, faccio anche io che compro e vendo, è chiaro che un margine di guadagno mi rimanga, certo. No? Come te, e di conseguenza che anche perché se no chi la paga la baracca? Ma io per dire, no, io sono un collezionista, non, mi è venuto voglia di quell'orologio lì, c'è uno che non mi piace, si fa a palo, lo scambia la parte, e ti va bene, sparo a palo e via, ma nessuno rivende nessuno dei due, ma nel caso che invece c'è un discorso di prendere per rivendere, chi propone deve... Ora ti faccio vedere, stamani è venuta una ragazza con un orologio di cinese, palesemente cinese, no? E visto che hanno quel cinturino in ottone, e... quanto l'avrà pagato? 10 euro? Visto che cinesi sì, c'erano, sì, ho capito. È venuta a fare, io vorrei scorciare il cinturino, io gli ho detto mi dispiace, prendi le forbici, gli ho detto io per scorciare il cinturino 10 euro, perché leva, mette, poi non ha che, cioè, perché devo fare grazie? Fa, ma io l'ho pagato, l'orologio l'ho pagato 12, fa, a cinesi questi qui vicini, sì. Cioè, scusa, hai fatto benissimo, perché anche era anche bello, guarda che sono belline esteticamente, non sono brutte, poi 12 euro un affare così, detto allora fai una cosa, vai da Holly Cirubili, scolciale cintolino, che gli dici io te sapele scolciale, no, ha detto che no scolciale qui, e io gli ho detto scolciare qui nulla, pagale 10, se no non fale, se no se è tanto facile lo fai da te, no, perché il cinese furbi me le mandano qui, no? Fa, vai là, scolciare il cinturino, e io scolciare il cinturino. Fa una partnership con loro. Ora glielo vado a dire, anzi, ora è il terzo che arriva, ora gli faccio, sentile, io non scolciare i cinturini gratis, perché quando venile qui, 6,98 euro, te prendele anche 8 centesimi, perciò quindi, io non scolciare i cinturini. Fai un accordo, ti fai dare a mangiare per i pappagallini. Allora a quel punto lì, ogni cinturino un pappagallino, no? Allora, un cinturino un pappagallino è troppo. Fai un forfettario, no? Ogni 10 cinturini. Sì, diglielo anche, ci mandano a giornate. Che poi ora spacchi una punta. Oh, c'è una punta. No, ma ora la persona prende. Ora arrivo subito, no? Ora. Dove vai? No, ti volevo far vedere una cosa, no? Addio. Addio. Dove andare? Eccolo. No. Ah.
ho perso un oggetto importante. No, perché poi ora si fa un po' di scuole di poveri orologiai, no? No, perché le persone, no, quando vanno, no, me lo oli, no? Allora, a parte lo strumento in sé per sé, no? Ora, faccio vedere una cosa, Questo qui è per togliere i penne al cinturino. Cioè, che poi... Ecco, vedi questo... Cioè, ora, lo faccio... Sì, sì, cioè, prendi il tuo. Sì. Cioè, parlando di uccelli, tanto siamo tutti adulti. Ecco, per esempio, questo tuo, no? Che è simile al tuo, sì, lo vedi, come, no? Avanza anche. Ecco, ma avanza anche. Vedi questo tamburlanino qui, no? Sì. Che poi lo vedi come è fine. Certo. Cioè, basta un nulla. È già storto. Che quando lo vendono sembra dritto, no? Come il tuo. Come il mio, il tuo no dritto. 30 anni fa. Sì, sì. Oh, hai capito? E poi appena tocchi un cinturino, ecco. Ora, secondo te, questo tamburlano qui, che quello questo qui ha, ma ti danno tutto questo così, perché tutto il pezzo? così ecco, sticchia così. Però quello che è fondamentale è quello, questo lì, certo. che guarda con la mano, te l'idea? Sì, lo so che è della Bergeon, cioè no pa quelli, sì. Secondo te quanto costa? Costerà 30-40 euro. 17 euro più IVA. No, pensavo di più. Ma sì, beh, 17 più IVA si va vicino, cioè, e secondo te, no? Se non stai attento, ne spacchi. Questi qui le spacchi così. Poi ricordi che non si muovono, che magari. È più facile spaccare questo su un cesso di cinturino. Che sono rimasti. Perché sono messi dentro, le mettono lì. Non a volte ammartellate, bam, bam, si storge tutto perché è la miera, no? Però il perno che è dentro a volte non viene via. Questi qui lo spacchi. Anche quelli qui, più economici di plastica, tanti ne ho rotti di punta. No, ma, costa un po', però, no, ma siccome dicono che ci vuole a smontare un cinturino, sì, che ci vuole questo. Poi quelli di marca hanno la doppia maglia di sicurezza. Se per disgrazia ci hanno messo del freno qualcosa, per levarlo te non sai il tempo che ci vuole, a volte le devi scaldare un po'. Sono meglio quelli a vite, secondo me. È bravo. Però anche lì, se trovi una vite e ci hanno messo il freno a filetti, sì, se non lo scaldi, certo, anche cacciaviti, e stronchi tutti. Sì. Però questi qui, uno dice, ma scocciare il cinturino, io comunque gli ho detto, scocciare il cinesino, amico tuo, io lo scocciare. Comunque, secondo me, questo qui, a prescindere di cavolate, 1.300 questo e 6.50 quello. Allora, eccoli qua. Però, no, io, quello lì... 6,50 minuti. Sì. Poco trattato. Siete interessati, come sempre. Interessati. Come sempre. Scrivete alla bottega del tempo. Qui scrivete verso all'amico Paolo, qui c'è tutti i riferimenti. Poi le metto anche in fondo al video. Bottega, ora faremo bottega, animalista, uccellini, felice, in procinto di filiare. Metti dell'altro, poi tocca uscire a te. O te mi prendi in giro, ma ricordati che la gente si ferma a vedere i pappagalli. Sì, si ferma a vedere pappagalli. Poi anche quando sono al passaggio a livello, sì, guardano pappagalli, poi li guardano come lì. Via Simi. Un pappagallo, l'ho mai visto in vita mia, no? Io ti saluto. Aspetta. Ti saluto con la canna e con l'imbuto. Bimbina! Te e la principessa. Il ciop di gomma. Ci vediamo la prossima settimana. Bimbina, fate salute. In modo. Oddio, che c'è? Vi auguro buon weekend. Bimbino, io sono bimbino. E ci vediamo al prossimo video, dai. Ci vediamo al prossimo video, ciao. Bene, cari amici, siamo arrivati alla fine di questo video. In bottega da Paolo e Margot abbiamo visto un Omega Longines. Se sono qui da Paolo, se li volete, contattate lui e non me. E, niente, questo video. No, questo video finisce qua. Vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se lo ritenete interessante. Io vi saluto, ma ci vediamo presto con altrettanti nuovi contenuti. Ciao a tutti.